Amici di Bracimi Ancora, video questo dedicato alla frollatura, o meglio, video dedicato a rispondere alle domande che mi avete fatto sulla frollatura. L'altro giorno su Instagram è nato un dibattito, allora ho detto: ragazzi, ponetemi tutti i quesiti che avete sulla frollatura, fatemi tutte le domande che volete, le raccolgo e rispondo in un video. Eccoci qua, cercherò di essere veloce ed esauriente. La prima domanda me la fa Andrea e mi chiede: per fare il reverse è necessario avere carne frollata? Io ho provato su una non frollata. Il reverse, ragazzi, è una tecnica di cottura, può essere applicata su qualunque bisteccone, quindi, caro Andrea, puoi farla tranquillamente su una bistecca frollata o su una bistecca non frollata. Mi si chiede spesso come si fa a farla in casa. In realtà, ragazzi, se non avete lo stagionatore, che è il frigorifero costruito apposta per frollare la carne, e non avete le competenze teoriche e pratiche, meglio lasciar perdere. Terza cosa, il sovraffollamento di lombati in un armadio frollatura può incidere sulla loro qualità? Assolutamente sì, ragazzi, non fate la mucchiata, mi raccomando, se no il risultato è esattamente l'opposto. Le celle frigo, come lo stagionatore ad esempio, vengono costruite per ospitare un tot chili di carne, quindi non esagerate, non fate la mucchiata che viene fuori un casino. Il pH ideale prima di iniziare la maturazione in cella, ragazzi, quando vi arriva il lombo, la costata, insomma quando vi arriva la carne al ristorante o in macelleria, misurate il pH, mi raccomando, il pH deve essere di 5.2 inizialmente. La carne viene alterata dal punto di vista nutrizionale? Questa è una domanda che mi fa Diego. Ragazzi, nei corsi di frollatura che noi facciamo a Roma, alla Dry Age Academy, parliamo anche e soprattutto di questo, perché per capire che cosa succede alla carne durante un processo di frollatura abbiamo impiegato mesi e mesi di studio, mesi e mesi di analisi, e comunque sì, la carne subisce delle alterazioni, ma le alterazioni sono positive, sono tutte positive, se ovviamente la carne viene frollata nel modo giusto. Ci sono razze o tagli che senso frollare più di altri? Assolutamente sì, ragazzi, l'esempio è quello del vino, il vino che fa barrique. Non tutti i vini possono fare barrique, non tutti i vini possono fare botte, non tutte le carni possono fare lunghe frollature. Ad esempio la chianina, ragazzi, è una carne che non è necessario frollare a lungo. Se invece volete far emergere tutto il sapore e la complessità aromatica, olfattiva, sensoriale di una rubia gallega, bene, ragazzi, possiamo farla frollare anche 100, 120, 150, 180 giorni. Da quando si acquista una costata frullata, quanto tempo può stare in frigo di casa? 2 o 3 giorni se non è sotto vuoto. Cosa non si può frollare? Tendenzialmente l'interiore e tendenzialmente le parti molle. Ma chi l'ha detto che non si possono frollare? Noi, nel corso di questi mesi, nella Dry Age Academy, abbiamo fatto degli esperimenti molto interessanti, di cui ovviamente vi parlerò in futuro. Esistono mini celle per poter fare le frullature a casa? Esistono, ragazzi, ma io personalmente non vi suggerisco l'acquisto, perché non hanno le prestazioni delle celle grandi. Rischiate di comprarvi un frigorifero che non sarà mai performante come quelli professionali. Il consiglio che vi do, ragazzi, se dovete fare una spesa, fate una spesa saggia, non fate una mezza spesa della quale poi vi pentite. La parte esterna va sempre buttata? Ragazzi, la parte esterna è preziosa perché permette alla carne di migliorare, permette alla carne di maturare, permette alla carne di diventare una cosa diversa da quella che era in partenza, però quando la si toglie va buttata, perché ha subito un processo di ossidazione così forte che è tendenzialmente immangiabile. Potete fare un tentativo con il vostro cane, ma il mio ad esempio l'ha rifiutata. Ragazzi, il video termina qua, spero di essere stato esauriente e chiaro. Se avete ancora dei dubbi, scrivetemeli nei commenti, o se non ci seguite su Instagram, seguiteci, e se non siete ancora iscritti sul canale YouTube è il momento di iscrivervi, ragazzi. E poi l'ultima cosa, prima di salutarvi, come potete immaginare i corsi della Dry Age Academy sono sospesi, noi contiamo di riprenderli quanto prima, vi darò comunicazione sui social degli aggiornamenti, ok? È tutto, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao!